Buonasera a tutti amici, oggi non vi annoio con informazioni storiche ma vi parlo di cose buone. Sono in pieno Midtown, quello che vedete alle mie spalle è Central Park e io vado a provare un posto che si chiama Pizzarte. Ecco amici, vi faccio vedere la mia destinazione di stasera, siamo sulla 55esima Ovest, Pizzarte, cucina napoletana. Ragazzi, guardate come è arredato il locale, da cui deriva anche il nome Pizzarte. È una specie di galleria d'arte con i tavoli collocati in sequenza, un po' di quadri appesi, una vetrata sulla 55esima. Simpatico. Vi faccio vedere il menù. Calcolate che siamo in pieno Midtown, quindi i prezzi dovete contestualizzarli. E mi sono tenuto bello vuoto perché per giudicare al meglio il posto devo assaggiare per forza un primo e la pizza, visto che si vantano di fare la pizza napoletana, e quindi sono digiuno da stamattina. Credo che ordinerò, ci sono dei primi interessanti, tipo questi cavatelli con burrata, la lasagna, paccheria ragù, ma credo che ordinerò queste linguine vongola, vongole bottarga, e come pizza andrò sul sicuro con una bufala e crudo. Il primo piatto è arrivato, aspetto non male, anche il profumo, linguine con vongole bottarga, tra l'altro sul menù è specificato che sono vongole di Manila, quindi delle Filippine, e pomodorino ciliegino. Andiamo ad assaggiare e poi vi dico cosa ne penso. Allora ragazzi, pasta pienamente promossa, le do tranquillamente un 8. Non ci speravo tantissimo perché a vedere il personale di sala non sapevo se ci fossero italiani, non so chi ci sia in cucina. Tra l'altro ci troviamo in una zona in pieno Midtown, a due passi da Central Park, dove è facile incorrere in quelle trappole, no? Per turisti, dove spacciano cucina italiana che poi non è. Invece la pasta è veramente buona, le vongole che utilizzano sono molto carnose e saporite, il sughetto era eccezionale. Inoltre, non da meno, cosa non scontatissima, la pasta era cotta alla perfezione, al dente, non scotta, perfetta, tra l'altro anche di ottima qualità, non so adesso la marca, però di ottima qualità, con quel peperoncino, quel pizzico di peperoncino che ha completato il tutto. Veramente ottima, e adesso aspettiamo la pizza. E questa qui è la pizza, ordinata molto semplice come piace a me. Bufala e crudo, avevo chiesto di non mettere basilico ma me lo hanno messo lo stesso, sopravvivrò. Certo che al centro è un po' trasparente, il bordo è alto in stile napoletano ma il centro è veramente trasparente, ma non mi convince. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, peccato per il problema della pizza troppo sottile al centro, perché avrebbe potuto essere veramente una pizza da 9, comunque molto buona, ingredienti ottimi e soprattutto molto leggera. Io l'ho mangiata tranquillamente dopo un piatto di pasta, quindi devo dire che questo posto merita di essere considerato promosso, soprattutto perché ci troviamo, come vi dicevo, in pieno Midtown, a due passi da Central Park. E qui troverete ogni angolo, insegne Italia, in Italia, in Italia, dove al massimo potete trovare la cucina italo-americana, che è ben diversa dalla cucina italiana vera e propria. Invece questo posto mi sento di dire che è un posto italiano autentico, tra l'altro in cucina credo che ci sia gente italiana perché ho sentito parlare italiano. Sia la pasta che la pizza erano molto buone, quindi promosso. Ebbene ragazzi, come vi avevo anticipato, posto promosso, questo era Pizzarte al numero 69 della 55esima Ovest, proprio a ridosso della 6th Avenue.
a due passi da Central Park, in pieno Midtown.